Bentornati sul nostro canale, come ogni venerdì vi facciamo vedere un po' come siamo organizzati. In questo video parleremo di un trattamento particolare che andiamo a fare a un nostro vigneto. Ci troviamo in un momento in cui siamo in pre-vendemmia, quindi ormai i trattamenti vengono sospesi, ormai gli ultimi trattamenti che abbiamo fatto a base di rame e zolfo li abbiamo terminati, quindi adesso i nostri atomizzatori li mettiamo in rimessa. Adesso dobbiamo un po' lavarli, finire un attimo alcune piccole manutenzioni in modo tale che poi siano a riposo per tutta la fase, diciamo, dell'inverno e autunno-inverno. Quindi, diciamo, quelle che sono le malattie di Peronospora e Oidio le abbiamo tenute sotto controllo con un po' di difficoltà quest'anno, attraverso appunto i trattamenti tradizionali. In questo momento però abbiamo un vigneto in particolare che è di Cortese, quindi è un vitigno particolare nella nostra zona che è molto sensibile all'oidio, e vogliamo andare a fare un trattamento a base di zolfo ventilato, e per questo adesso ci organizziamo e vi facciamo vedere come facciamo. Per fare questo trattamento non andiamo a utilizzare quindi i nostri atomizzatori, perché questo è un trattamento polverulento, quindi non andiamo a mescolare lo zolfo o il rame, come facciamo anche per la peronospora, con l'acqua, ma in questo caso andremo a distribuire dello zolfo molto particolare, molto leggero, attraverso la nostra solforatrice. Diciamo, questo è un attrezzo un po' datato, sicuramente ci sono dei modelli più nuovi sul mercato. Nella nostra zona, molto ristretta nella nostra zona, non viene usata tantissimo, viene impiegata alcune volte all'anno, sicuramente non tanto quanto gli atomizzatori, ma le usiamo in quelle situazioni, in quelle stagioni in cui la presenza e la pressione dell'oidio è abbastanza importante o dove potrebbe esserla, per cui andiamo a trattare magari delle aree specifiche dove sappiamo in alcuni vigneti che storicamente, vuoi per esposizione, vuoi perché sono presenti dei vitigni molto sensibili all'oidio, come in questo caso la Cortese, quindi andremo a fare questo trattamento. Diciamo, come macchina è abbastanza semplice, ha una presa cardanica che fa andare un ingranaggio che fa muovere, diciamo, un sistema che permette di andare a distribuire appunto questo zolfo ventilato attraverso due convogliatori, uno posizionato da una parte e uno dall'altro, e ovviamente con l'avanzamento del trattore avviene appunto poi questa distribuzione in una zona abbastanza mirata, ma poi essendo molto leggero questo zolfo va un po' a distribuirsi in modo molto uniforme su tutto l'appezzamento che viene trattato. Ecco, all'interno della tramoggia si carica i sacchetti, in genere carichiamo un paio perché ce ne stanno una cinquantina di chili più o meno. In mezzo mescoliamo in genere anche un po' di zeolite, che anche in quel caso va a aiutare, diciamo, lo zolfo a corroborare, diciamo, questo trattamento, da andare appunto ad asciugare bene l'uva e anche in parte anche le foglie, e una volta caricata si è pronti a partire, perché poi appunto con l'azionamento del gardano questa tramoggia viene man mano scaricata attraverso i convogliatori. Ecco, per fare questo trattamento allora andiamo a usare il nostro same dorato. Ovviamente adesso è allestito con la cimatrice, andremo a staccarla come prima cosa, andremo a fare un po' di pulizia e manutenzione, poi saremo pronti per andare ad attaccare la solforatrice. E ovviamente non vi facciamo vedere tutta la procedura per staccarla, perché tanto avevamo già fatto un video, anzi, se volete andate a recuperarlo, così intanto accorciamo un po' questo contenuto. Ecco, oggi pomeriggio non andremo a fare questo trattamento, ma ci occuperemo di altri lavoretti che dobbiamo fare. Però vogliamo preparare già l'attrezzo attaccato al trattore, in modo tale che domani mattina partiremo presto e andremo a fare questo trattamento. Perché domani mattina presto? Perché questo tipo di trattamento lo facciamo sempre la mattina presto, quando c'è un certo grado di umidità nella vigna, quindi una leggera, diciamo, rugiada, in modo tale che il trattamento polverulento si possa aggrappare bene alle foglie e non volare via, diciamo, da altre parti, ma rimanga all'interno del vigneto, e soprattutto c'è completamente assenza di aria, quindi di ventilazione. È molto importante questo proprio per tenere il trattamento appunto nel vigneto in cui dobbiamo andare a fare questo trattamento. Ecco, questo è un trattamento che si può fare anche quasi a ridosso della vendemmia, nel senso che non ha, diciamo, non è un trattamento chimico, è un trattamento anche, diciamo, consentito in agricoltura biologica. Ovviamente cerchiamo di non farlo troppo a ridosso della vendemmia, perché comunque lo zolfo ha questa, diciamo, caratteristica di andare a
bruciare, quindi va a bruciare l'oidio, va a bruciare, diciamo, a volte anche un po' le foglie se non si è molto attenti, soprattutto se si effettuano trattamenti anche con gli atomizzatori, magari con temperature molto alte, ma soprattutto magari dà fastidio agli occhi, per cui usiamo il trattore cabinato, dato che questo vigneto ci consente di passare con questo trattore, ma soprattutto non andiamo a farlo troppo ridosso questo trattamento alla vendemmia, in modo tale che poi quando andiamo a vendemmiare, tira giù l'uva, non ci sia lo zolfo ancora presente o comunque tracce di zolfo presenti in vigna. Ecco, noi andiamo a fare questo trattamento, diciamo, alla fine della nostra stagione, prima di iniziare le vendemmie. Alcuni utilizzano questo trattamento anche in un'altra fase, cioè in prechiusura grappolo, per andare a far penetrare appunto questo zolfo estremamente volatile tra un acino e l'altro, prima che venga, diciamo, chiuso il grappolo, in modo tale da creare una protezione anche un po' interna del grappolo, che non venga magari attaccato all'oidio. E, diciamo, sono varie soluzioni che si possono adottare. Ovviamente noi non andiamo a trattare tutta la nostra superficie aziendale, ma andiamo sempre a mirare alcune zone dove sappiamo che, per esperienza o perché sono i vitigni, appunto, come dicevamo, oppure sono magari le esposizioni particolari, ci sono alcune zone, alcuni vigneti nostri che sappiamo che potrebbero essere attaccati dall'oidio, quindi andiamo a creare, diciamo, un trattamento ulteriore, una protezione ulteriore. Noi ci troviamo ormai da diversi anni a usare la zeolite, perché è una pietra, quindi non è un prodotto fitosanitario, quindi non va registrato sul quaderno di campagna, diciamo è una pietra che è estremamente macinata, quindi molto fine, anche in questo caso abbastanza volatile, che si può unire magari in miscela nell'atomizzatore, oppure nel nostro caso alcuni ci avevano consigliato, effettivamente ci stiamo trovando abbastanza bene, a miscelarlo all'interno della tramogia, dello zolfo appunto ventilato, insieme allo zolfo ventilato. E essendo una pietra, quindi super naturale, un trattamento che è sicuramente rispettoso dell'ambiente e ha questa diciamo proprietà ulteriore, andare proprio a creare questa situazione di asciugare la parete fogliare. Alcuni lo utilizzano anche per esempio nell'orto, perché essendo un prodotto naturale non va a impattare sull'ambiente, alcuni lo usano appunto in alcuni trattamenti particolari, per esempio sui pomodori o altre diciamo altre colture da orto, dove magari si trova in situazioni dove c'è parecchia umidità, e in questo caso la zeolite aiuta, diciamo, a prevenire alcune malattie fungine, proprio perché ha questa proprietà di andare ad asciugare, a creare un ambiente un po' meno umido. Ecco, allora sta iniziando a sorgere leggermente il sole alle nostre spalle. Per fortuna comunque abbiamo i fanali, questi lavori li facciamo sempre appunto la mattina presto, come dicevamo, per un discorso anche di umidità, in modo tale che si aggrappi bene alla parete fogliare e soprattutto all'uva questo zolfo particolare molto leggero. Adesso vi faccio vedere un attimo come siamo messi con le uve. Grazie all'illuminazione dei fari riusciamo ad andare a vedere un po' la situazione uve. In questo momento vedete, siamo ormai a invaiatura quasi completa,
questa andrà a raccogliere, andremo a raccoglierle diciamo tra un mesetto più o meno, metà di settembre. Ecco, l'obiettivo di questo trattamento è appunto andare a distribuire questo zolfo che va a creare una condizione di difficoltà della comparsa dei sintomi e della sporulazione dell'oidio. La cosa interessante è che è un trattamento naturale, diciamo meno impattante rispetto ad altri trattamenti, sicuramente non chimico e anche consentito in agricoltura biologica. Finito il trattamento in questo vigneto, ora ci spostiamo in un altro appezzamento, sempre di Cortese, a completare le operazioni. Nel frattempo vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo il prossimo venerdì con un altro contenuto. Scriveteci qualche commento se usate anche voi alcuni metodi simili per andare a combattere l'oidio. Magari scriveteci come siete messi in campagna, se avete già iniziato le prime vendemmie. Vi lasciamo qui in fondo, come sempre, qualche scheda che magari se vi siete persi qualche video nelle settimane scorse potete andare a recuperarlo. Grazie ancora di essere stati con noi, se volete iscrivetevi al nostro canale.